Tennis, aggiornamenti sulla Serie 1 con il girone 1. Anzio Pistoia 5-1. Andujar batte Agers 2-6-2, Francesco Piccari supera Ciriuolo 6-1-6-1, Dagol batte Prader 3-6, 6-4, 6-2. Alessandro Piccari supera Bianchi 6-4, 6-4, nei doppi Andujar Piccari battono Ciriuolo e Bianchi 6-2, 6-4, Ager Prader battono Francesco Piccari e Dagol 6-7, 6-4, 10-7. Castellazzo Tennis Club Alba 1-5. Grognola Colla 6-4-7-6, Vico Tombolini 7-5-6-4, Golubev Brizzi 6-3-6-4, Vanni Vagnozzi 6-2-6-3, Gianni e Vagnozzi Brizzi Vanni 6-4-6-4, Golubev Grognola Montenè Tombolini 7-6-7-5. Società Tennis Bassano Capri Sports Academy 3-3. Toresi Giorgini 4-6-6-2-6-4. Volandri Lopez 6-3-4-6-6-2. Gichel Arnaboldi 7-6-6-7-6-3. Starace batte Aldi 6-2-6-2. Nei doppi Aldi e Torresi superano Giorgini e Volandri 6-3-6-4. Arnaboldi e Lopez battono Starace e Gichel 7-6-6-3. Nel girone 1 riposava l'Empire. Quindi la classifica vede a 3 punti Lanzio insieme ad Alba, a un punto il Capri e la società Tennis Bassano, a 0 punti il Castellazzo, Tennis Club Pistoia ed Empire, che ripeto era una giornata di riposo, quindi era in stand-by. Girone 2, Aniene, Tennis Club Sarnico 3-3, Cipolla Siriani 3-6, 6-4, 6-3, Giraudo Di Mauro 6-3, 2-6, 6-4, Pedrini, Charpentier 6-4, 6-4, Santo Padre Di Mauro battono Pedrini e Giraudo 6-3, 6-2, Van Schempingen Siriani battono Cipolla e Pampil 6-4, 6-2. La nostra regia vi sta mostrando questo incontro che abbiamo seguito al Circolo Canottieri Aniene. E continuiamo con i risultati, Tennis Club Udinese, Geo Village Sporting Club 3-3, vedete grande equilibrio. Galvani batte Matteo Viola 7-6, 6-1, Bracciali supera Iannozzi 6-2, 6-3, Comisso batte Tenconi 6-4, 3-6, 6-2, Treu batte Dell'Acqua 7-5, 3-6, 7-6, Galvani e Bracciali superano Iannuzzi e Bosa 6-2, 7-6, Treu e Comisso battono Tenconi e Dell'Acqua 4-6, 7-6, 10-7. E ancora altri risultati, prima della classifica, Data Battisti Trentino batte per 5-1 il Tennis Club Schio. Kindman batte Rosol 7-5-6-4, Stoppini supera Tarantino 6-1-1-0 per il tiro, Azzaro batte Tarallo 6-1-7-5, Gotti supera Kraka 4-6-6-3-6-3, nei doppi hanno la meglio Azzaro e Stoppini su Kindman Kraka 6-2-7-6, Rosol Gotti battono Tarallo e Gatto 5-7-6-4-10-7. Ha riposato il Casale. La classifica vede il Lata Battisti Trentino a 3 punti, Circolo Canottieri Aniene 1, Tennis Club Sarnico 1, Geo Village Sporting Club 1, Tennis Club Udinese 1 a 0 punti, Schio e la società Canottieri Casale che riposava. Questo è quanto per il maschile. Il femminile, iniziato il 4 ottobre, vede in testa la classifica il Parioli e le Pleiadi con 3 punti, seguito con 2 dal Time Out, dal Tennis Albinea e dal River Club. Il Tennis Club Viterbo 1 punto, il Tennis Club Prato 1 punto. I risultati: Parioli ha battuto le Pleiadi nella partita del 10 ottobre 3-1 con le vittorie della Vinci, di Gatto Monticone e di Di Giuseppe. Ancora Di Giuseppe e Vinci battono Ardinova e Gatto Monticone. La Vinci ha superato la Ardinova 5-7-6-4-6-2, la Gatto Monticone la Bournè 6-4-6-1, la Di Giuseppe ha battuto la Castellano 6-1-6-1. Albinea Veneto Banca Sol River Club 2-2, gioca la Remondina e batte la Gabba 3-6-7-5-7-5, la Verardi ha superato la Zavagli 6-3-6-4, la Ciazkova ha battuto la Vierin, la Natalie Vierin 6-0-6-0, Verardi e Vierin hanno battuto la Ciazkova e la Remondina 6-4-6-2. Il Viterbo ha pareggiato 2-2 col Tennis Club Time Out. La Chieppa ha battuto la Floris 7-5-6-1, la Zalavova ha battuto la Ani 4-6-6-2-6-3, la Garbin ha battuto la Camerin 7-6-6-3, Camerin Ani hanno battuto la Garbin Zalavova 6-2-7-6. Un gran saluto al Tennis Club Viterbo, al suo presidente Giorgio Barili. Questo è quanto per la Serie 1, che con immagini e risultati e classifica vi terranno aggiornati seguendo il Mondo di Ace.